Ciao, sono Emanuele Sabatino dell'officina di Broni. Oggi mi è entrata una macchina alla quale stavo facendo il cambio gomme e mi è caduto l'occhio sul portellone posteriore. Ho visto delle macchioline, la macchina è bianca e quindi sono risaltate subito all'occhio, perché queste macchioline nere mi hanno fatto accendere una lampadina, mi sono preoccupato. Ti faccio vedere queste macchioline che ho visto nel portellone dietro di questa vettura. Spero si riescano a vedere. Le vedi queste macchioline? Guarda. Guarda se le tocco cosa succede. Rimane la righina. Sono gocce d'olio. Sì, olio motore, sono nere. Cosa succede? Mentre sta andando la macchina, l'olio che gocciola dal motore incontra l'aria che sta andando a 80, 90, 100 all'ora, si spacca l'olio e quindi si nebulizza dietro la vettura mentre va. Immagina, la goccia d'olio che cade viene investita dall'aria che passa sotto la macchina, si nebulizza, si vaporizza e si attacca dietro al portellone. Come puoi vedere è proprio piena, Guarda, l'ho messa sul ponte. Adesso, come ti ho accennato, procedo a sollevare la macchina e guardarla da sotto. Eccoci qua, siamo sotto la forcuga e ti voglio far vedere che in effetti sì, ci vedono già delle tracce di olio. La macchina è dotata di un carter che adesso andremo a smontare e poi ti faccio vedere eventualmente se ci sono delle altre aperte. Però intanto guarda già come si vedono le macchie d'olio, vedi come è tutta bagnata d'olio? Quindi quest'olio cosa succede? Guarda, si ripercuote poi sotto tutta la macchina, va fino in fondo e girando va a toccare contro il portellone posteriore. Intanto guarda quelle macchioline che ti dicevo, che mentre in cui cola va a sporcare tutta la macchina, vedi? Guarda la marmitta, il carter di protezione del serbatoio, vedi tutto sporco d'olio, guarda. Quindi cosa succede? Guarda il telaio posteriore e viene giù da un paraolio che c'è all'interno del cambio. Quindi adesso siamo costretti a smontare il cambio ed eventualmente a cambiare questo paraolio. Adesso smontiamo il cambio, poi ti faccio vedere. Eccoci Ciao. Qua, il cambio è stato smontato. Guarda che ti faccio vedere che all'interno puoi trovare le macchie d'olio, vedi? Quindi praticamente, come ti accennavo, la perdita dell'olio deriva da questo, in questo punto qua. Adesso andiamo a smontare così, ok, adesso andiamo a smontare la frizione, perché qua sotto sicuramente ci sarà un paraolio che si sarà rotto e poi lo cambiamo, rimontiamo tutto, sicuramente sarà cambiata la frizione perché si è bagnata e la macchina sarà a posto. Un saluto da Emanuele Sabatino, ciao!